È stato uno strumento che ha facilitato la motivazione degli studenti, la novità dell'ambiente anche dei formatori ha consentito loro di mettere anche a confronto ciò che avevano imparato a scuola con questo tipo di esperienza. C'è stato un arricchimento complessivo degli studenti, ma anche dei docenti e devo dire del dirigente, e ritengo che sia stato un arricchimento per il territorio. È un progetto assolutamente nuovo perché l'alternanza scuola-lavoro l'abbiamo cominciato quest'anno con gli alunni del primo liceo e del terzo anno delle scienze umane. È importantissimo intanto il raccordo col territorio e poi per i ragazzi che hanno una certa propensione per un certo tipo di attività, questo contatto con l'ENI è sicuramente fondamentale perché li mette in condizione di capire come passare dalla teoria alla pratica. È sicuramente importantissimo perché mette i ragazzi in condizione di poter conoscere quelli che sono i requisiti necessari per una start-up, quindi impossessarsi un pochettino tutto ciò che è indispensabile per mettere un'azienda. Quindi il contatto col mondo del lavoro è fondamentale per questi ragazzi, e tant'è insomma che loro si applicano e cercano un pochettino di fare in modo di impossessarsi di questi requisiti, queste conoscenze che sono fondamentali. Innanzitutto ha permesso la conoscenza di una realtà industriale dal di dentro, perché indipendentemente dai pregiudizi o dalla conoscenza positiva o negativa che i ragazzi potessero avere, mai gli era stata data l'opportunità di entrare all'interno dell'ENI. Hanno conosciuto una realtà industriale, tra l'altro i ragazzi che sono i futuri cittadini di domani, e quindi in qualche maniera con i lavori che hanno fatto, con l'idea, con gli input che gli sono stati dati, hanno anche fornito delle idee che spero i dirigenti ENI potranno anche adottare. È importante uscire dalle aule e conoscere qual è il mondo reale. Molte volte le scuole riescono a dare un'importante preparazione teorica, ma il primo incontro con una realtà industriale sicuramente è totalmente diverso. Però questo corso proprio di alternanza scuola-lavoro in realtà è andato un pochettino più avanti, perché si è passati con la possibilità di come presentarsi a un colloquio, a un curriculum, di come sono le realtà produttive, cosa sono le gerarchie, i protocolli e quali sono i punti fondamentali per far funzionare un'organizzazione.